Bella a tutti ragazzi, sono il vostro The Dead, bentornati nel mio canale. Mi è finalmente arrivata la Collector's Edition di Doom Eternal in anticipo, quindi nonostante tutti i casini di questi momenti, GameStop ha funzionato alla stragrande, addirittura mi è arrivata molto prima di quanto sarebbe dovuto uscire venerdì e facciamo l'unboxing come di consueto. La cosa che ho notato sulla confezione è riportato il numero del cartone, in questo caso il 10504D14800, non penso abbia a che fare con la numerazione della Limited, anche perché non credo che questa sia numerata. Ho già visto una cosa che non mi piace tantissimo nelle collectors, ovvero la sovracopertina fragilissima, ma ce ne faremo una ragione se riesco a tirarla fuori. Ed eccola qua, beh, ovviamente il box è enorme come mi aspettavo d'altronde per il suo contenuto. C'è una bella immagine qui, sfida al cielo, incenerisci l'inferno, sii eterno. Devo dire che il remake, diciamo così, del 2016 mi era piaciuto veramente tantissimo, sono sicuro che anche questo nuovo Doom sarà una figata. Collector's Edition, e qui a lato sono spiegati, dov'è? L'ho visto prima, sono spiegati i contenuti, quindi steelbook fatto dalla Mondo. Tra l'altro la Mondo è una compagnia che si occupa di vinili, di videogiochi oltre che musicali, fanno dei lavori veramente interessanti. Un artbook, la cassetta USB, colonna sonora, il casco e questa roba qui non so cos'è, un libro, una litografia, ma adesso lo vediamo. Allora, c'è ovviamente la steelbook, come dicevo appunto, della Mondo, molto molto bella. Dentro c'è ovviamente il disco del gioco, un codice DLC che ho tolto perché voglio riscattare, dove è possibile scaricare ad esempio Doom 64 più altre cose. Molto bella la steelbook. La cassetta, che è veramente fighissima. Dietro c'è un codice da riscattare, ovviamente lo devo coprire, per, non lo so, probabilmente la colonna sonora in sé, anche perché questa non è effettivamente funzionale. Questo bel barra libro, barra artwork, ci sono delle belle immagini dentro. Mi piace moltissimo la copertina in tipo camoscio, pelle. Molto bello, sembra un vecchio libro. Mi ricorda un po' il Necronomicon della saga della casa di Evil Dead. Poi c'è un poster, vediamo come è fatto. Ah, ok, è quell'immagine che si vedeva, di cui non si capiva che cos'è. Tuttora non capisco che cos'è, però è bello, insomma, un poster. Giocando al gioco sicuramente capiremo. E infine il casco, veramente veramente super super figo. Non è pesantissimo, ovviamente non lo potete usare per andare in moto o in giro, però i dettagli mi piacciono tantissimo, è realizzato davvero bene, è indossabile. Dentro c'è un minimo di protezione per quanto riguarda la testa, poi ovviamente si illumina con il pacco batterie davanti al muso e non è pesantissimo. Ecco, dietro c'è anche uno strap per regolare la presa sulla testa. Devo dire che è veramente veramente realizzato molto molto bene. Bene ragazzi, per questo video è tutto, noi come sempre ci vediamo alla prossima, iscrivetevi al canale e ciao ciao.